La Juventus regola il Venezia per 2-1, o meglio, Leonardo Bonucci regola il Venezia per 2-1. Devo dire che la reazione dei tifosi resta piuttosto su chi va là per quanto riguarda ovviamente cosa produce questa Juventus. Sono decisive praticamente tutti i difensori che riescono a regalare tre punti importantissimi, praticamente lo strappo finale in vista appunto del biglietto per la partecipazione alla prossima Champions League, un obiettivo non da poco in casa Juventus, un obiettivo ritenuto scontato, ma che tanto scontato a un certo punto non è stato. Un girone di ritorno pieno di punti per la Juve di Allegri, ma vuoto nella crescita della squadra per quanto riguarda la fase offensiva. 12 minuti violenti da parte della Juve non bastano per annegare il Venezia fino al gol proprio di Leonardo Bonucci, che si fa il regalo dei regali con una doppietta interna. Aveva segnato già due gol, una doppietta quest'anno a Roma contro la Lazio, ma erano due calci di rigore, e questi sono due calci da fermo sviluppati, una punizione, quella del vantaggio 1-0 calciata da Miretti, assist De Ligt, e poi un corner qua, in questo caso carambola di Danilo e zampata, non di testa come il primo, ma zampata sotto porta da centravanti da parte di Bonucci, che quindi si erge un po' a eroe di giornata. Devo dire che appunto le reazioni dei tifosi sono ancora piuttosto pessimiste, anche proiettando questa Juventus sulla prossima stagione. È una Juve stanca, una Juve con tante assenze, però è una Juve che aveva uno spartito in casa condito anche dall'entusiasmo dello stadium, che è stato capace comunque di sostenere a livello di ha vissuto un po' come una festa questa partita. Io ho visto anche quando Vlahovic, autore di una partita largamente insufficiente, è stato comunque accolto poi all'interno dei box della panchina da uno stadio che aveva occhi solo per lui. Lo stesso Dybala, che si prende cori e ovazioni all'ingresso in campo, anche se non risponde più come il Dybala che gli juventini conoscevano. Tanti se e tanti ma di nuovo da questa partita, con la stellina Miretti che diciamo fa da secondo protagonista di giornata, con una partita pulita, precisa, con una partita intelligente, con una partita da centrocampista certamente non all'esordio al primo minuto con la maglia della Juventus. Prodotto del settore giovanile bianconero, è entrato nel gruppo Juventus a 8 anni, lui è della provincia di Cuneo, di Saluzzo segnatamente, è sicuramente un giorno che ricorderà, ma un giorno che forse si sono segnati anche i dirigenti della Juventus, visto il figurone fatto da Miretti, l'unico capace di imbeccare tra l'altro gli attaccanti, di fare o di dare la sensazione di avere il senso di uno sviluppo offensivo, perché appunto sono stati tutti i difensori, li ho nominati praticamente tutti, De Ligt e Danilo autori degli assist, Bonucci autore della doppietta, i protagonisti di questa partita che a un certo punto stava davvero scivolando di mano anche tecnicamente alla Juventus. Secondo tempo poverissimo, bruttissimo, dove Venezia a un certo punto trova il suo apice in 4 minuti di gara con 3 super occasioni, una volta Szczęsny, una forse Cigrazia, il Venezia, la terza e gol, tutte e tre sul mancino di Aramu, uno che è un po' un Miretti al contrario, nel senso che lui è un prodotto del settore giovanile del Torino, capitano a lungo di tutte le giovanili di Granata, e contro la Juve già l'andata aveva segnato e ha trovato un altro gol davvero bellissimo, complice, colpevole, una Juventus che lascia calciare libero dai 20 metri un giocatore che sa come si colpisce il pallone. A un certo punto la squadra ha dato veramente la sensazione di non potersi ritrovare, parlo della Juventus, poi chi ne esce con il dramma di giornata e probabilmente con un controverdetto che non è solo quello di Juve qualificata alla Champions 22-23, ma anche di Venezia sempre più vicino alla retrocessione in Serie B. Venezia però che esce con ha dato la sensazione ancora di essere un gruppo, e appena ha messo 6-7 uomini a metà campo della Juventus ha creato grattacapi a non finire. Brutti gli sviluppi di gioco della Juventus sulle corsie, direi quasi nullo l'apporto offensivo di Bernardeschi dalla destra, poca
fluidità su tutta la catena di sinistra, Pellegrini, Rabiot, Morata, aridissimo Alvarito, nella giornata no di Dusan Vlahovic, certo non aiutato dal fatto che ai suoi fianchi giocava gente che aveva un tasso di errore almeno pari al suo. Una giornata a cui a Vlahovic non è riuscito nulla, una giornata nella quale non è riuscito nulla neanche a Dybala, eppure lo stadio si è alzato, applaudito soprattutto Leonardo Bonucci, applaudito una squadra che comunque ha portato a casa una vittoria che era l'unico obiettivo che contasse. Certo, la sensazione che la partita potesse prendere una piega diversa e soprattutto che quando una squadra sta bene, per come è iniziata la partita, riesce a portarla appunto tutta dalla sua parte. Questa Juve in questo momento non è una squadra in salute, molti gli interrogativi anche in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, che sarà soltanto tra 10 giorni, e sarà una partita in quale le incognite verranno rappresentate, pare incredibile a dirsi, visto che l'Inter è coinvolta in una corsa a scudetto, se vogliamo, molto più pesante anche a livello psicologico, le variabili per fine Coppa Italia sono molto più da addossare alla Juventus. Che squadra è la Juventus? Quella Juve Inter 0-1, è quella di Juve Venezia 2-1, è quella di Bologna così, è quella che quando mostra bel gioco perde, insomma, quando brotta un brutto gioco vince, ma non è vero neanche questo, insomma, ci ha consegnato a questo punto della stagione e ormai a ridosso della prossima, il primo anno di Massimiliano Allegri ci ha consegnato una Juve piuttosto indecifrabile. Lo stesso Adrien Rabiot, forse il miglior giocatore della Juventus in quanto a costanza dell'intero 2022, dopo Szczęsny, lo stesso Adrien Rabiot è un giocatore a quale non puoi appoggiarti quando cerchi esperienza, qualità, personalità. Ha fatto anche un buon primo tempo contro Venezia, di nuovo con grande gamba, rincorse difensive che ci si sarebbe sognati una volta e che credo che tra Allegri e Deschamps sono riusciti a tirarli fuori, ma poi anche una sterilità nell'accompagnare l'azione, un giocatore che tende a giocare un po' da solo e quindi si capisce perché la Juventus debba ragionare assolutamente ancora una volta sempre sul mercato di centrocampo. Direi che contro Venezia si è anche visto il peggior Zaccaria bianconero, lui che aveva avuto un sacco invece di impatti positivi con le partite, anche a gara in corso come contro l'Inter, una gara in cui non gli è riuscito quasi nulla, ha anche rischiato un rosso. Quindi, come dire, la storia di questa domenica 1 maggio 2022 sicuramente se la annotano nei rispettivi diari di famiglia Leonardo Bonucci e Fabiolino Miretti, per il resto c'è tanto da rivedere, lavorare non saprei declinarlo, ma da rivedere e quante cose portarsi dal centrocampo in su in direzione della prossima stagione, probabilmente nulla. Forse è meglio riragionare completamente da zero la fase offensiva di questa squadra, il modo di stare in campo e accompagnare meglio. Siamo lunghi anche. E poi, ragazzi, anche il pressing, lo facciamo uno alla volta, dove vuoi andare? Intanto, a un punto dal terzo posto, ancora e molto più rilassati per tutto ciò che accade dietro, vista la stagione che è stata, magari non proprio pochissimo, per il mondo degli Juventini. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, scrivete anche chi scegliete come eroe davvero della giornata. Io vi ho proposto ovviamente questi due nomi, scontatissimi, però uno dovete scegliere. Siete più Bonucciani, la vecchia guardia, o più Mirettiani? Coraggio, vediamo quello che sanno fare questi ragazzi terribili. Ce ne sono diversi nella Juventus che, come dire, si candidano per rimanere in squadra nella prossima stagione. Ne rimarrà uno solo, e chi sarà? Ditemelo voi.